Ciao a tutti, mi sta venendo veramente il mood dei libri in questo periodo perché ovviamente mi cade l'occhio su qualcosa che ho in libreria e in questo caso i due libri che vedete sono due libri a cui sono veramente molto affezionato. Quando ho cominciato a suonare nell'83 io sono partito da questo bel libro di Andrea Centazzo che è uscito nel 1982, parla della batteria come strumento all'inizio, quindi tutta la nascita di questo strumento fantastico. Ci sono delle foto dove io ho perso il sonno, ho perso la ragione, ho perso la vista su questo libro, un libro veramente meraviglioso. Poi parla, ecco, qui abbiamo anche un sacco di belle partiture che ho poi imparato a leggere qualcosa, pure stranamente a suonare, però diversi anni dopo. Un libro molto bello, parla anche di batteristi. Andrea Centazzo era batterista jazz, poi è passato all'avanguardia, e insomma, un batterista di ricerca, un batterista che ha trattato malissimo in questo libro tutti i batteristi rock, a partire dal povero Ringo Starr che ha definito l'omuncolo di Liverpool. Vabbè, non ce l'ho con Andrea, è impossibile avercela, però accidenti, Ringo, poverino. Va bene, il secondo libro è un libro già un po' più tecnico, parla proprio della tecnica della batteria, esercizi ginnici, eccetera, eccetera, un sacco di dritte, addirittura qualcosa poi di utile, di posturale, quasi, insomma, quasi yoga, qualche esercizio. Riportati anche degli esercizi di coordinazione e poi alla fine pure qualche cosa di utilizzo pratico sulla batteria. Certo, ovviamente qualcosa di superato. Qui parliamo di un libro del 1984, un libro veramente, veramente molto bello. Quanto costava? Beh, insomma, 15.000 lire non erano poche per allora, però sono stati soldi ben spesi. Se vi capita di trovarli in giro su Amazon, qualche mercatino dell'usato in giro, io vi consiglio di prenderli perché sarà passato pure un po' di tempo da quando sono usciti, ma sono ancora veramente godibili, attuali e veramente scritti in maniera ottima. Quindi ve li consiglio, ragazzi. Buona lettura.